Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Sono nessuno e oggi andremo a salire prima cosa in un camion. Oggi non siamo con la partecipazione di Petunia, la Bela, perché voi non lo sapete, però siamo amici. Questo lo sapete, penso. Va bene, siamo la scemo. Ok, partiamo direi, sì, ok, stiamo andando. Io sono il bambino con l'orso Teddy, ragazzi, non lo so se lo sapete, perché se non lo sapete, non lo sapete, e se non potete saperlo. Ok, ci stiamo essendo teleportati in modalità, che è proprio un gioco. Oh, aspettiamo che tutti i giocatori caricano. Andiamo un po', togliamo sempre qua, con Tab, il nostro amico Roblox, la leaderboard. Togliamo anche la chat, così siamo proprio liberi. Ok, benvenuti nella vostra nuova casa. Vuoi trovare gli snack in giro per restaurare la tua energy. Ho trovato una mela. Ma mi hanno curato. Grazie! Oh mio Dio, chi è? Questo qua? Ciao, grazie. Mi ha curato di nuovo, non ci credo, raga. No, vabbè, grazie tanto, però io già c'avevo il peluches. Non ci possiamo fare niente, va bene. Vediamo un po'. Grazie, che era? Un mammut è passato fuori di casa. Tocchiamo ancora in giro. Camping qua. C'è pubblicità di camping di Samsung. E quella è la pubblicità di jailbreak. E qua c'è 3 minuti e 8, quindi non vorrei aspettare 3 minuti e 8. Andiamo a vedere su. Per vedere cosa c'è, ci hanno detto di esplorare. Ok, c'è la stanza blu. Carina. Due belle finestre. Chissà che succederà in questa modalità. Dovrebbe essere paurosa. Ah, pure qua due belle finestre. La verde. E io dove sto? Non ci sto? Aspettate. Voglio partecipare nella stanza rosa. Sì. La stanza rosa, parteciperò. Ecco qua. Lo so che non posso dormire right now. E mangiamo la mela, non è vero? Sto pieno di energia quasi. Cioè, mi sta esplodendo il computer. Ok, Roblox non mi va mai a schermo intero. Cioè, pure se ci provo si fa, però non fa. Si muove tutto, però non va. Va bene. Oh, che succede? La musica non c'è più. Andate a sedere, eh? Ok, sta arrivando la cena, va bene, perché è notte, non spento la musica. Speriamo che non succeda niente di grave. Di male, scusate. Speriamo che tutto tranquillo, insomma. Io lo spero. Speriamo che è tutto tranquillo, perché se no. C'è Sandy seduta a fianco a me, che è mia mamma, non è vero, non lo so chi è. È un altro mammut che è passato fuori casa. Ok, signore, c'è una mela. Oh, chi ha bussato la porta? Non si sa. Vediamo. Chi aveva bussato la porta? Andiamo ad aprire. Un fulmine incredibile era. Nessuno va a aprire la porta. Che è la porta? Mi scusi. Vado io ad aprire loro. Ho aperto io la porta. Vabbè. Il pizza delivery man. OMG, ok.
arriva il signore della pizza, andiamo a prendere la pizza. Ecco qua. Mi è capitata la pizzona a me, va bene, non la mangio perché me la conservo. E tra 20 secondi, così poco. Sì, ok, allora aspettiamo la trasmissione di emergenza. Emergency? No, breaking news, non è di emergenza. Okay. Oh, cos'è? Oh, terremoto? Terremoto? Non lo so. Cosa è successo? Le luci? Non si sa. Vabbè, i mammut sotto casa, ciò. Non si sa cosa è successo alle luci. La televisione sta ancora andando, però. Cos'è? Emergency broadcast, trasmissione. Questo non è un test. Ci stanno i villani. I villani stanno distruggendo le modalità di Roblox. Questo non è un test. Scary Larry, vai. Come Scary Larry? Il Larry pauroso, va bene. Ma che cacchio era, non ho capito. Ma poi sto quadro non lo rimettiamo a posto. Vabbè, lasciamo verde. OMG, infatti. It's bed time, va bene, andiamo a dormire. Sleeping is you energy, wow, go to bed, va bene. Nella stanza, vabbè, io se va qualcosa storto, c'ho il peluche per diventare invisibile. Se lo prendo in mano, ci... click to become invisible. Become invisible. C'è un signore pure che dorme qua, penso. Non lo so. Ora play YouTube. Bene. E aspettiamo. Non ci stiamo ancora addormentando. Apro un po' il cassetto qua, vedete se c'è qualcosa. No, non c'è niente. Che cos'è? Oh! Cos'è? Porca di quella miseria. Chi è? Il villano è... No, c'è il villano. E io lo posso fare ogni 30 secondi, mi sembra questo, poi. Sì, no, ogni 20. Vabbè, tanto c'è tutta l'energia piena. Ok, è passato, sono sopravvissuto. C'era un villano però nella camera, Attenzione, la finestra rotta, spaccata addirittura. La stanza verde è stata attaccata la scorsa notte, ma tutti sono sopravvissuti. Ok. Anche la stanza rosa, infatti, è stata attaccata. È la nostra. Io riparo subito qua la finestra rotta. E dobbiamo proteggere la casa, sì. Ok, dobbiamo... per evitare altri attacchi dobbiamo proteggere la casa. Every window and door devono essere sigillate, non rosso. Cacchio, è il 4, ok. Oh, non funziona. Perché? Non mi fa barricare questa, no? Ah, sì. Ok, pensavo quella no. Barrichiamo anche la stanza questa. No, questa già l'hanno barricata. Barrichiamo il bagno. Vediamo di barricarlo bene, ok. Mi lagga un po' il PC, Speriamo che non è niente, provate ad abbassare la qualità grafica. Ce l'ho già al minimo. Ma ce l'ho già la vita piena, grazie. Pure, sì, vabbè. E che cacchio mi date che c'ho già la vita piena, che ho pure dormito poi. Non avrei dormito pure, c'ho la vita piena però. Ancora, c'ho la vita piena però. Queste dobbiamo barregare. Pure, ancora mi stanno a dare vita, va bene. Datemi vita quando muoio, no? Non mi dà la vita, dammi quando ce ne ho poche. Ok,
Ma la porta del scantinato non era aperta prima, mi sembra. Ma ci stanno delle cose all'interno, le possiamo prendere? Ma certo. Sì, prendo pure questo, così forse mi posso proteggere pure io dai villani. Sì, con questa ci picchio i villani, vedete, così ci faccio. Tiè. Abbiamo fatto un buonissimo, un great job. Abbiamo pulito, pulito, sì, abbiamo protetto quindi la nostra casa molto bene. Ah, Marcus e Frankop 431 sono stati i migliori a proteggere la casa, va bene. Che cosa succede adesso? Un'altra trasmissione di emergenza, mi sa. Andiamo a vedere. No. Wow, si è fatto tardi in fretta. Oh, sono avanzati 3 pezzi di pizza. Ok, e io magari... Sì, mi siedo qua io, che ne sento più fortunato qua, che la pizza indica a me. Ok, siamo solo... Speriamo che me la dà a me. Cioè, va bene, è uguale. Se me la vuole dare, me la dà. Se no, non me la dà. Vediamo. Non lo so se gira verso di me. Perché poi gira. La pizza. Lo si è aggiunto pure Marcus. Vediamo. Vediamo a chi la dà la pizza. Vediamo. Me la dà a me. Ah, meno male. Perfetto. Eh no, perché io ho paura di morire, raga, sentite. Sì, di nuovo. Oh, che è sta luce fuori? Perché viene questa luce? No, ci stanno i villani fuori, raga. Li vedete? Porca miseria. No. Loro sono fuori, lo so. Me ne sono accorto. Ne ho letto. Cioè, che cacchio facciamo? Andiamo a dormire, mi sembra ovvio, no? Andiamo a dormire così e proteggete i vostri amici. Vabbè, io sono in stanza da solo. Vabbè, io posso pure uccidere il villano. Però è meglio se divento invisibile. Divento invisibile solo se vedo il villano, ragazzi. Se non vedo il villano, non divento invisibile. Vediamo, se vedo il villano. Non lo so se lo vedo. Io tengo in mano l'orso. Sì, è venuto pure da me. Okay. Due addirittura. No, via, via, invisible. Io me ne scappo. Aia, mi sta a fare lo stesso il villano. Non è giusto, però. Ma regà, mi vedeva lo stesso. Cioè, sono tornato visibile. Picchio, picchio il villano. Non mi interessa. Ok, sono spariti. Madonna. Ma da dove sono entrati? Hanno sfondato di nuovo la stessa finestra. Che già era rotta, c'erano solo le assi. Porca miseria, lo sapevo. Dove andare? Sempre queste due vengono attaccate, la verde e la rosa. Che qua non hanno sfondato mai nessuna finestra e quindi non riescono ad entrare. Noi abbiamo messo pure le assi. Qua dovevamo stare. Mannaggia. Oh, che è qua? Sotto le scale c'è una finestra rotta e la porta del basement è aperta. Perché? Era aperta pure prima. Ed era aperta pure prima. Che dobbiamo fare? Oh, che c'è? Oh! Perché trema tutto? Che cos'è? Boh, io mi nascondo qua dentro, raga. È huge, sì, è grandissimo il suo suono. Scary Larry, raga! Ma proprio a noi poi ci doveva venire su Scary Larry. Siamo 7 miliardi di persone nel mondo. Ma di più, tipo 7,5, 7,3, 7,5, non lo so, 7,4. H-Meta, Asafallen. Io divento invisibile perché vi voglio fare vedere Scary Larry, eccolo, guardate com'è brutto, raga. Però ora me ne vado nello scandinato, non mi interessa. Speriamo che non mi vede. Se mi vede sono fottuto, cioè. Nel vero senso della parola.
Ok, è andato upstairs. È andato sopra, piano di sopra, quindi. Run to the basement, ok. Quindi devono venire tutti nel basement. Vabbè, io penso che possiamo anche concludere qui. Cioè, abbiamo visto fin troppo per oggi. Continueremo nel prossimo video. Quindi, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un bel mi piace. Seguitemi e noi ci vediamo domani con un nuovissimo video. Ciao!